Ma perché sento questi suoni? Oh. No, mi sono dimenticato di cambiarmi. Forse è un po' troppo così. Direi che ci siamo. Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fancy. Oggi signori siamo tornati su un gioco Allar. Ma prima di cominciare vorrei so... Ma porca... Ma chi è lei, scusi? Ma come chi? La sua segretaria, no? Guardi che non ho nessuna segretaria io. Ma certo che ce l'ha, sono io. Tenga. Cosa sono sti fogli? Questi sono tutti i fascicoli di chi non è ancora iscritto. Tu non sei ancora iscritto? Senti, scrivi entro... secondi? Riceverai una magia a casa tua. Una bottiglia vuota. Ma prima di cominciare vorrei salutare quattro persone che mi hanno chiesto di salutarle. Che si chiamano? Carlo Friscia, Christian Macca, Giacomo Fistarol e Giorgia Coda. Ciao ragazzi. Perfetto signori. Possiamo partire. Ed eccoci qua signori su un gioco di me, okay. Siamo su Emily Want to Play 2. Guarda quanto è gnocca. Non funziona? Siamo partiti benissimo. Oh, e finalmente siamo davanti a una porta. Oh, ma che bellezza. Devo dire che l'ordine è il tuo forte. Ok. Ma che bel quadro questo qui. Devo seguire la sporcizia per andare avanti, per caso? Ma guarda che casino, ma cosa sta succedendo? Beh, però comunque la cucina è in ordine, dai. Porca miseria. Perché c'è una sedia che sigilla il cassetto? C'è Satana là dentro. Però c'è la pizza, si può mangiare? No. Figurati, immagino che io debba entrare nell'oscurità più profonda. E andiamo che mi devo... Porca miseria della mia stessa ombra, mi spavento. Pensavo di avere uno dietro. Ho preso una padella, la posso dare in testa alla gente, ok? Dai, ma non posso entrare qua dentro, c'è qualcosa sicuro. Oddio, ce l'ho fatta? Sono vivo? Anche qua l'ordine non manca. Ma neanche casa mia è così incasinata, e che? E usa gli armadi qualche volta, e che cos'è? Mi sono addormentato. Oh, sta suonando la sveglia. Tutti su. Sono le 3 del mattino. Cosa? Basta. Devo scendere di nuovo. Ma io faccio una brutta fine ora. Devo andare a lavorare. No. Ma perché in casa tua non accendi le luci? Me lo spieghi? Non hai pagato la bolletta, eh? Ah, ho acceso la luce. Ma molto meglio. Ma io me ne vado al cesso. Sto scherzando, me ne vado in cucina. Anche in casa brutta. No, ti prego, non muoverti. Mamma mia, santissima. Oh. Non deve sbucare nulla, eh. Oddio. Devo lavare i piatti, mi sembra giusto. Ci sono solo dei mostri che ti vorrebbero girare la testa, vabbè. Lavare i piatti sì, il resto però è un casino. Giusto? Io ho paura sempre di avere qualcuno dietro. Se n'è andato. Ah, che simpi. Madonna, che brutta cosa! No, ragazzi, non ce la faccio, eh! Oh, dove devo andare? Oddio! Cosa sono sti rumori? Non ce la faccio, raga! Apri il frigo, è la soluzione migliore. Non si apre. Siamo spacciati. Come posso entrare qua dentro? Cioè, non è possibile. Sto per fare una brutta fine, vero? Perché non appaiono le scale come prima? Madonna! Mi sono perso per... Cos'era quel suono? Sono arrivato qui, non so neanche come. Va bene. No, non ci entro qua dentro, basta. Cos'è un bazooka sta roba? Oh, ho trovato la torcia. Va leggermente meglio adesso. Tranne per questo quadro che mamma mia. Oh. E io dovrei entrare là dentro, giusto? Ciao. Ma perché sento questi suoni? Raga, infarto, chiamate un'ambulanza. Ma buongiorno, ma lei che ci fa nel mio armadio? Ma porca miseria. Non ti preoccupa nemmeno un pochino che hai un cadavere nell'armadio, vero? Ma no. Ma porca miseria, fai la doccia. Lavati, ti sei lavato per bene? Mamma mia, chiudi sta porta. Io sto qua dentro per sempre, il bagno è un posto bello. Vabbè, più o meno. Bello lo specchio, utile. Mamma mia, ci sono delle chiavi. Prendi la macchina e via, tantissimo. Perché c'è un cucchiaio in bagno? Ma cosa fai? Anzi, non ce la faccio a uscire. Non ti muovere, ti prego. Ma salve!
andato via. Ha avuto paura di noi, ragazzi. Ve lo dico io. C'è una spada, prendila e infilza tutti, sì. Accendi tutte le luci. La mia ombra. Accendi tutte le luci, sì, così. Voglio la luce. Non c'è più il pagliaccio. E luce fu. Che miseria ste mattine. Stai guardando la tele, bella bambina? Oh, santa Maria. Mi sa che questo orologio è per chi non vede. Ah, funziona molto bene, tra l'altro. Io volevo uscire. Mi è passata la voglia. Porca miseria, ma in che posto abiti? Me lo spieghi? Ah! Ma stiamo scherzando, io non ce la posso fare. Ma io oggi muoio, non ce la faccio. Dopo esserci fatti la doccia, siamo più freschi, quindi possiamo affrontare meglio i mostri? Mi sa proprio di no, ragazzi. Vedi che si apre una porta da solo, c'è uno che ti guarda, non ti fai neanche una domanda, vero? Voglio le luci tutte accese, ok? Lui però è ancora qui, è tranquillo, noi gli diamo fastidio. La vuoi un po' di pizza? Io non la mangio. Dobbiamo di nuovo lavare i piatti? Ma se non c'è nessuno in casa, chi è che ha mangiato? Dobbiamo entrare qui? Ma mettiamoci a dormire, che dici? Ecco, qualcuno è tornato in vita. Ma mi sembra giusto. Io continuo a sentire dei rumori incredibilmente brutti. Non c'è più la bambina che guarda la tele? Questa è una buona cosa? Dove devo andare, ragazzi? Io sto qua nell'angolo tantissimo. Serve una... Ah! Basta! D'accordo, ragazzi, il video si può concludere qua. È meglio! Io spero che vi sia piaciuto vedermi urlare tantissimo. Se così fosse stato, vi invito a lasciare un bellissimo like. Vi ricordo inoltre che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook, Plus. Quindi se volete, seguitemi su Instagram e lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook. Iscrivetevi al canale per supportarmi. E io, ragazzi, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao, ragazzi!